Avremo molto pubblico stasera. Verrà tutta Parigi, maestro. E di Cyrano si sa nulla? Non verrà. Il teatro è già pieno? È ancora troppo presto, maestro. Va a vedere. Ma va! La sala è ancora vuota, lo spettacolo comincia soltanto alle 2. A che gioco vuoi giocare? A carte, a dadi? Ma non c'è abbastanza luce. Ah, non preoccuparti. Ho rubato al padrone un pezzo di candela. Benissimo, allora giochiamo a carte. Tieni. Ehi, 15 soldi. Entro gratis. E perché? Sono cavaliere di casa reale. E voi? Non posso! Aia. Ma perché? Sono moschettiere! Aiuto! Aiuto! Un bacio, dai, sei stata così carina a venire prima che accenda! Il piatto è mio! Un bacio, dammi un bacio! Ma ci vedo! No, non ci vedo, no, speriamo che stasera vengano affamati, così venderò qualcosa! Otto di più. Vieni, mettiamoci qui. Via di qui. Fate largo. Bruci. Siamo giunti troppo. I marchesi che vengono in platea saranno senz'altro di passaggio, vanno verso il palcoscenico. Ah già, loro lo vedono da lì lo spettacolo. Ehi là, Stigner, sei già ubriaco. Ciao. Ecco Ragnò, è arrivato Ragnò. Il grande pasticcere. Salve! Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, Ligner. Buonasera. E il signor Cyrano si è visto? No, non si è visto. Ragno, il pasticcere degli attori e dei poeti. Eh beh, troppo onore. Tacete. E il teatro, vi piace? Sì, il teatro mi piace immensamente. Ma a proposito di teatro, Cyrano non si vede, strano, eh? Perché? Perché questa sera recita Monfleury, l'attore. E a Cyrano cosa importa? Allora voi non conoscete i fatti? No. Cyrano giudica questo attore un cane. Lo ha preso in antipatia e gli ha proibito per un mese di apparire sulle scene a recitare. E allora? E invece questa sera Monfleury recita lo stesso. Io sono venuto qui apposta per vedere. Povero Monfleury. Guardate. Ecco le preziose. Donne erudite
e singolari. Amanti della poesia. Ah, ho capito. E dove vanno adesso? Nei palchi. E Cyrano non si vede. Ma ecco il suo amico, il signor Lebré. Buonasera, Lebré. Oh, Lignère. Lebré. Cercate Bergerac? Sì. Sono preoccupato. Monfleury ha deciso di recitare stasera. Lo so. Non solo, ma farò la Cloreste. La Cloreste, la commedia più brutta che ci sia. E Cyrano la odia. Siete d'accordo anche voi, Lebré, che Cyrano è un uomo straordinario? Ah, è il più squisito degli uomini sublunari. Un poeta. Spadaccino. Un fisico. Musicista. Grazie, grazie, grazie. È lo spadaccino più abile e più matto di Parigi. No, grazie. E si porta a spasso nel bel mezzo del colletto un naso. Signori miei, che naso è quel naso? Lui lo porta guai a chiunque osi rimarcarlo. Non verrà. Verrà. Non verrà. E io ci scommetto un boccale di birra. Accetto. Guarda! È bellissimo. Ma chi è? Maddalena Rubin, detta Rossana, fine, preziosa, cugina di Cyrano. E quello che gli sta accanto? Visconte, innamorato di lei, ma è sposato con la nipote del cardinale Richelieu. Vuol far sposare Rossana a un certo tristo tipo signore di Valverde. Ah, eccolo lì. Visconte è compiacente. Lei lo rifiuta, certo, ma De Guiche è potente. D'altra parte io ho scritto una canzoncina satirica dove ho svelato tutti i suoi luschi progetti. Si arrabbierà di certo se la prenderà con me. No, grazie, la prendo già spremuta. Adesso mi dispiace, ma mi aspettano nelle taverne. Arrivederci. Arrivederci. Cyrano non c'è. Non c'è. Non c'è. Eppure... Valver? Valver, prendiamo posto sul palcoscenico. Luogo nascosto, scelse il volontario esilio e col suo soffio il zefiro accese. Vattene, bestia! Non t'avevo interdetto per un mese? Cyrano! Oh! Re dei cani! Sparisci! Ma veramente? Ah! Insisti, Marrano? Basta! Silenzio! Felice chi, lungi da tutti, in solitario. È necessario! E io ti faccia tacere con la forza? Felice chi? Non ti conosce! No. Ne t'ho mai sentito! Felice chi, lungi da tutti! Ah, allora devo arrabbiarmi seriamente! Ti prego, signori, aiutatemi! No,
Ignobile Beccaccio, se ti sento, ti vedo ancora recitare Infilo nello spiedo. Ora basta, facciamola finita, questo è troppo! Monfleri, Monfleri, Monfleri! Che Monfleri scompaia a vol d'uccello, oppur se preferisce lo sbudello. Monfleri! E se ne vada? Perché ho già deciso di prenderlo di petto e sculacciargli il viso. Insultando me, signore, insultate Talia, la musa che ispira l'attore di teatro. Quella musa, signor, certo vi ignora, ma so che un dì conoscervi potrebbe. E al veder l'arte che date alla malora, il suo coturno sul cul vi stamperebbe. Vi prego, abbiate pietà del mio fodero. Se continuate, vomiterà la lama. Fuori di scena. Qualcuno che reclama? Se sento ancora suonare questa canzone, vi ammazzo tutti. Silenzio! Ordino a tutti quanti di tacere e indirizzo una sfida alla platea. Forza, chi apre la gran lista? Per ogni eroe c'è un numero di turno. Chi vuole morire, alzi la mano. Voi, signore, nessuno. Ho capito. È il pudore che vi proibisce di vedere la mia lama nuda. Benissimo, allora continuo. Io desidero vedere questo bel teatro guarito da quel bubbone purulento. Ma io... Le mie mani batteranno tre volte, o uomo grasso. Al terzo colpo voi vi eclisserete. Uno. Io... Rimanete! Credo, signori... Due. Sono sicuro che sarebbe meglio che... E tre! Ma insomma, signore, per quale ragione odiate Monfleri? Giovane Oca, per due ragioni, ognuna delle quali da sola è sufficiente. Prima di tutto, Monfleri è un deprecabile attore che si sgola, sbraita e barrisce sulla scena invece di lasciare andare la sua voce libera e leggera nell'aria. Secondo, non ti riguarda, è un mio segreto. Sì, ma voi ci state privando dello spettacolo, io protesto. Vecchio somaro, non lo sai che i versi di quel mediocre autore valgono meno di zero? Interromperli è stata un'opera di bene. Però si dovrà rendere il denaro. Quanto dite è giusto, Jodelet. Io non voglio un pubblico scontento. Ecco, prendete e risarcite, ce n'è più che in abbondanza. A questo prezzo l'autorizza a venire anche tutte le sere ad interrompere la Cloresta. Voi fatela, io verrò. È una pazzia! Lebre! Fare questo a un attore Lebre. Come Monfleri! Lebre! È scandalo! Amico mio! È protetto dal duca di Candale. E voi? Ce l'avete un protettore? No. Ah, non l'avete! No. Ah, voi non avete un gran signore per coprirvi col suo nome. Ho già detto due volte no. Volete che triplichi? No. Non ho protettori, ma una protettrice. Ma allora lascerete Parigi? E perché? Il duca di Candale ha il braccio lungo. Sempre meno lungo del mio. Quando l'allungo con questa. Ma non pretenderete forse di sfidarlo? Certo. È molto più forte di voi. Alzate andiamo. I tacchi. Signore, come vi permettete, io alzate non alzo mai niente. Alzate io sono venuto qui per vedere uno spettacolo. Oppure dite. Perché mi guardate il naso?
Io? Cosa di strano? Vostra grazia si sbaglia. È forse molle ed ondulante come quello di un elefante? Guardate, signore, io sono venuto... Orri curvo mi svetta come becco di civetta. Non ho nessuna voglia di scherzare. Ci avete visto una verruca in punta? E voi invece ne avete, signore. O magari trovate cosa losca che vi passeggi rapida una mosca? Ma, signore, andiamo... Trovate sia io... fenomenale? Ma ero riuscito a non guardarlo mai. Di grazia non volete guardarlo? Ma veramente... Allora vi disgusta? Ma signore... Lo trovate un po' sbiadito di colore? Ma signore... È oscena forse la sua forma? Ma per carità... Ah, ho capito! Il signore lo trova forse un po' grandino. Ma che? Lo trovo proprio piccolino! Ehi! Piccolo il naso mio! Questa è un'accusa ridicola e meschina, ola messere! Cielo! Affil camuso! Se il mio naso è grande, se la sua mole sul mio viso espande e lo sovrasta, io ne son felice, perché ho l'orgoglio di simile appendice, perché un gran naso rende assai palese che il proprietario è l'uomo più cortese, buono, affabile, liberale, coraggioso e assai spirituale, quale io sono e quale invece invano esser vorresti. Ignobile marrano! Via! Ah, aiuto! Si trova buffo il centro del mio viso, sa già che questo è l'ultimo mio avviso. E se chi gioca è un nobile, di quelli che fanno beffe per sentirsi belli, sappia che a lui soltanto si concede un assaggio di spada e non di piede. Ma insomma, ci ha annoiato! Che fanfarone! E nessuno gli risponde? Nessuno? Aspettate, gli dirò io quel che si merita. Voi! Voi! Avete un naso molto grande. Molto? Questo è tutto? Ma... È assai ben poca cosa. Se ne potevan dire... Ma ce n'erano a iosa, variando di tono. Si poteva put a caso dirmi in tono aggressivo. Se avessi un cotal naso, immediatamente me lo farei tagliare. Amichevole. Amico, quando bevete, deve pescare nel bicchiere. Fornitevi di un qualche vaso adatto. Descrittivo. È una rocca. È un picco. È un capo affatto, ma che è una penisola, in parola d'onore. Curioso. A che serve questo affare, o signore? Forse da scrivania o da portagioielli? Vezzoso. Amate dunque a tal punto gli uccelli che vi preoccupaste con amore paterno di offrire alle loro piccole zampe un sì degno perno? Truculento. Ehi, messere! Quando nello starnuto il vapor del tabacco esce da un tale imbuto, non gridano i vicini al fuoco nella cappa? Cortese. State attento che dico testa chiappa il peso non vi mandi per terra a capochino. Tenero, provvedetelo di un piccolo ombrellino perché il suo bel colore non se ne vada al sole. Pedante, l'animale che Aristofane vuole si chiami ippocampo, elefante, camaleonte, tant'ossa e tanta carne, ebbe sotto la fronte, arrogante. Ehi, compare! E in moda quel puntello, si può infatti benissimo sospendervi il cappello. Enfatico, alcun vento o naso magistrale non può tutto infreddarti, eccetto il maestrale. Drammatico, è il Mar Rosso, quando ha l'emorragia. Ammirativo, oh, insegna di gran profumeria. Lirico, è una conca.
Siete il genio del mare. Semplice, il monumento si potrà visitare. Rustico. Corbezzolo, dagli al nasino. È un cavol gigante o un popon piccolino? Militare, puntate contro cavalleria. Pratico, lo vorreste mettere alla lotteria? Sarebbe il primo lotto. O infin, parodiando Piramo fra i singhiozzi. Eccolo. L'esecrando naso, che la bellezza del suo gentil signore distrusse, or ne arrossisce, guardate, il traditore. Ecco a un dipresso ciò che detto mi avreste se qualche po' di spirito o di lettere aveste, ma di spirito voi, miserrimo furfante, mai non ne aveste un'oncia, e di lettere tante quante occorrono a far la parola cre. No, aveste avuto altronde l'ingegno così fine da potermi al cospetto dell'inclita brigata servire tutti i punti di questa cicalata, non avreste nemmeno la metà proferito del quarto di una sillaba, che come avete udito ho vena di servirmene senza alcuna riserva, ma non permetto affatto che un altro me li serva. Visconte? Lasciate stare. Ma quella sua sciocca arroganza. Un villano che esce senza nastri, alamari, galloni, e che non ha nemmeno i guanti. Ah! Non ho i guanti. Non ho i guanti. Non ho i guanti. Oh! Che mancanza è questa? Ne avevo uno d'un assai vecchio paio. Siccome mi impicciava un po', io l'ho lasciato in faccia a un tale che mi importunava. Bellone, facchino, zotico, sbruffone! Ah sì? Ed io Cirano, Ercole, Savignano, di Bergerac. Uffone! Ah! Che c'è ancora? Bisogna sgranchirla, se no si intorpidisce. Questo vuol dire lasciarla troppo tempo inattiva. Uffone! Ah! Cosa avete insomma? Mi sei informicolita la spada. E sia, poeta. Poeta, sì, poeta. E talmente lo sono che mentre incrociamo i ferri vi comporrò, olè, all'impronta, una ballata. Una ballata? Una ballata? Sì, lo so che non sapete cosa sia. Ma la ballata si compone di 3 strofe di 8 versi ciascuna. Insomma. E di una licenza finale composta di 4 versi. Poi? Io farò insieme ballata e duello. E vi prometto di toccarvi. Di toccarvi soltanto all'ultimo verso di quei 4 che si chiamano appunto... Licenza. Bravo. Ma davvero? 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 Ehi, non lo crede. Davvero? Ballata del duello che a Palazzo Borgogna il Sir di Bergerac ebbe con un carogna. Cosa avete detto? È il titolo. Aspettate che scelgo le mie rime. Eccoci sono. Ecco ed io gitto con grazia il cappello. Poscia comodamente pian pianino mi libero del mio vasto mantello che mi attabarra e lo spadon sguai. Di Celandone più gentil, più fino di Scaramuccia, al gioco dello stocco vi prevengo, mio caro paladino,
che giusto al fin della licenza io tocco. Meglio vera tacir, signor mio bello. Dove ti infilzerò? Dimmi, tacchino. Sotto il giubbetto, al fianco ti sbudello, nel cuor, sotto l'azzurro cordoncino, volteggia la mia lama, un moscerino, tintinnano le cocce. Odi che schiocco! Sì, certamente, in mezzo del pancino, giusto alla fin della licenza, io tocco. Mentre voi in cerca di una rima in ello, tu rompi bianco come un pannolino. Vuoi forse darmi la parola agnello? E tac! La punta io paro, onde il festino ti credevi di farmi, oh malandrino. Ecco, t'apro la via, chiudo lo sbocco, su, reggi bene, guattero l'uncino, giusto alla fin della licenza, io tocco. Licenza, raccomandati a Dio, bel principino. Ecco, io mi inquarto, io paro, io fingo, io stocco e là, prendi piccino, giusto alla fin della licenza. O tocco. Bravo! 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 Girano! Viva Volonte! Ragno! Ragno! Complimenti! Felicitazioni! Lebre! Bravo! Insensato! Ma perché insensato? Insensato! Ma perché signore, insensato? Permettete che io vi dica che siete stato assolutamente perfetto. Io ho parteggiato per voi. E chi è quel signore? È D'Artagnan. Hai visto? Senti, ti devo parlare. Aspettiamo che sfogli un po'. Jodré? Sì. Jodré. Possiamo restare? Ma sì, certamente. Sgombrate, sgombrate. Fate sgombrare, chiudete, ma non spegnete la sala prove. Torneremo dopo pranzo per provare una nuova farsa. Bene, una nuova farsa. E voi non pranzate? No. Perché? Perché... perché non ho danaro. Non hai denaro. E la borsa di scudi che hai lanciato? Stipendio paterno, un sol giorno sei sopravvissuto. E come vivrai per tutto il mese? Con tutto quello che mi rimane. Niente. Oh, buttar via tutto, ma che sciocchezza! Sì, però... che gesto. Signori, sapervi digiuni mi dispiace molto. Ho quel che serve, servitevi. Bambina cara, l'orgoglio di Guascone mi impedirebbe di accettare dalle vostre mani sia pure una semplice ciambella. Ma poiché temo che il mio rifiuto vi faccia troppo male, accetterò. Un solo chicco. Acqua semplice. Troppa. La metà. No, la metà. La metà di questo amaretto. Perché? Oh, prendete qualcosa ancora. La vostra mano da baciare. Grazie, signore. Buonasera. Volevi parlarmi? Tutti metti nei guai. Ecco qua. Pranzo. Bevanda. Cibo. E frutta. Mi metto a tavola. Avevo una fame, dicevi? Attento, ti stai facendo troppi nemici. Quanti? Stasera quanti me ne sono fatti? Presso a poco, quanti? 48, senza contare le donne. Conta, vediamo. Monfleury, il visconte di Valver. No, no, quello... 47, via. E Ghisci, il cardinale, il duca di Candali, Marchesini, tutti basta, i borghesi. Basta, godo troppo. Adesso, almeno a me, puoi dire qual è il vero motivo del tuo odio per Monfleury. Monfleury.
Monfleury, quel sileno impudico, tanto panciuto che col dito non riesce a toccarsi l'ombelico. Si crede ancora un pericolo incombente per le donne, che guarda insolente con i suoi occhi di rana mentre sulla scena recita gracchiando. Io lo odio! Da quella sera che osò posare il suo sguardo su di lei. Ma... è stato come vedere su un bel fiore strisciare una viscida lumaca. Ma è possibile! Che anch'io ami qualcuna? E invece amo. E si può sapere chi? E non me ne hai mai parlato. Chi? Rifletti e capirai chi. Questo naso, che mi precede ovunque di almeno un quarto d'ora, mi proibisce il sogno di essere amato financo da una donna brutta, e dunque chi amo? Chi? Io amo, è chiaro, io amo, è un obbligo, direi, ne son costretto. La più bella che ci sia. La più bella? Che ci sia al mondo, semplicemente, la più sfolgorante, la più delicata, la più... bionda. In nome di Dio, chi è? È una trappola bella di natura. È una rosa moscata in cui l'amore ha teso un'imboscata. Chi ha visto il suo sorriso ha conosciuto una volta per tutte il paradiso. Venere stessa non sarebbe capace di uscire dalla sua conchiglia, né Diana attraversare i gran boschi fioriti, come fa lei quando muove i suoi passi celebrando le strade di Parigi. Maddalena Robin, tua cugina. Sì. Rossa. Oh, e allora va benissimo. L'ami e diglielo. Ai suoi occhi oggi ti sei coperto di gloria. Amico mio, guardami e dimmi che speranza potrebbe mai lasciarmi questa mia appendice. Ma... no. Non mi faccio illusioni. Anche se verbacco qualche volta, sì. Mi intenerisco anch'io. In certe sere cariche di blu, cammino lento lungo i giardini all'ora che profuma, ecco, mio povero grande diavolo di naso. Vado aspirando aprile. Qualche dama dà un braccio al cavaliere, sognando anch'io di camminare piccoli passi sotto la luna con una docile dama al mio fianco. M'esalto. Smemorato, quando a un tratto l'ombra del mio profilo si staglia sul muro del giardino. Amico mio, alle volte è un po' dura sentirmi così. Piangi. No, per me non c'è niente di più sublime delle lacrime. Sarebbe davvero orribile che una sola lacrima colasse lungo questo naso. Su. Non ti rattristare, l'amore è solo un caso. No, io amo Cleopatra senza essere Cesare. Adoro Berenice, ma non sono Tito. E il tuo coraggio, il tuo spirito. Quella giovane che prima ti offriva quel poco da mangiare, hai visto i suoi occhi anche tu. Non le dispiacevi certo. È vero. E allora... Rossana stessa, non ti sei accorto che tutta sconvolta ha seguito il tuo duello? Sconvolta? Sì, il suo cuore, il suo spirito sono rimasti colpiti. Abbi coraggio e parlale, vedrai! Che mi riderà sul naso? No. No. Questa è l'unica cosa al mondo che mi fa paura, no. Signor di Bergerac, chiedono di voi. La governante di Rossana. La mia signora desidera sapere se è possibile vedere in gran segreto il suo valoroso cugino. Vedermi? Sì, vedervi. Ha delle cose da dirvi. Ha delle
delle cose. Ha delle... Oddio mio. Domani, al primo segno rosa dell'aurora, si andrà alla messa a Saint Roch. Si andrà a Saint Roch domani, si andrà a Saint Roch. Uscendo, dove potremo andare per parlare un po'? Dove potremmo andare per parlare un po'? Su! Da Ragnar il pasticciò. Da Ragnar il pasticciò. Che cosa ho detto io? E dov'è? Chi? Ah, il pasticciere. Dov'è? Rue Saint-Honoré. Ci saremo. Alle 7. Alle 7 dal pasticcere. Siateci. Noi ci verremo, ci verremo. È andata via. Un appuntamento a me. Allora, è passata la tristezza. Comunque vada, lei sa che io esisto. Ti sarai calmato, finalmente. Ne sono calmissimo. Anzi no, io sono frenetico. Mi ci vorrebbe un'armata da sconfiggere, ma non voglio un'armata di nani. Mi servono giganti! Ehi, laggiù, silenzio, stiamo provando. Tanti saluti. Stavamo provando. Cirano! Cirano! Ti cercava! Cirano! Fate passare. Lignier. Fate passare. Amico mio. Lignier. Cosa non c'è? Ce la fa a tornare a casa sua. Questo biglietto mi avvertiva. Mi minacciano ancora per quella canzone. 100 uomini contro di me. Mi aspettano alla porta di Nel. Per andare a casa mia devo passare da lì. Cirano, ti prego. Permettimi di dormire da te. 100 uomini, hai detto? 100 uomini. Tu stasera dormirai a casa tua. Voi, prendete delle lanterne, seguiteci. Ma senza intervenire, state a distanza, sarete testimoni. Ti prometto che stasera sarà Cirano a rimboccarti le coperte. Ma sono 100 uomini. Appunto, stasera mi bastano appena. Ma come? Sono 100 contro un povero poeta. Sì, venite, venite. Venite tutti, Capitan Spaventa, Matamoro, Balanzone, Isabella, Arlecchino. E col vostro allegro stuolo unirete la farsa italiana al dramma spagnolo, alla porta di Nel. Ma perché vuoi proteggerlo per forza? Vuoi sapere? Volete sapere perché contro questo bravo rimatore sono stati messi 100 suoi nemici? Sì! Perché han saputo che io sono fra i suoi amici. Alla porta di Nel! Andiamo! 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 Cento ceffi dall'aria nera, il mio cuore già pien d'amore, la mia spada sarà il furore, alla porta di Nel, alla porta di Nel, alla porta di Nel, alla porta di Nel, alla porta, alla porta di Nel.
si ammontate, unite alla spuma, sei gocce centrate, versate il buon latte di mamma allamata, in forme già fatte, di pasta frullata, e avrete alla fine, la schiera beata di tante partite. L'argento che la leva serena distilla. Io credo convenga che ho sul più bello che ponga la mira e dia voce al fornello. Allungatemi quella salsa di quanto? 3 metri. La carne al repetto, la tortola pure. A una lira, con dei frutti canditi. E le corde son fatte di zucchero filato. Bevi alla mia salute, bevi alla mia salute. Per patto mia moglie, metti via il denaro. È bella, non trovi? Non trovo, è ridicola. Cartacci da involtare, grazie fantamado. A cielo, i versi dei miei amici poeti li avete massacrati. Le sciocchezze di quei perditempo finalmente servono a qualcosa. E tu formica insulti le divine cicale, quei pezzenti divini, trattar così dei versi servono solo a questo. E che fareste allora con la prosa, o signora? Sbattete qua trova finché si ammontate, unite alla spuma, sei gocce centrate, versate il buon latte di mandorla amata, in forme già fatte, di pasta frullata, e avrete alla fine, la schiera beata di tante paratine. E dopo si spalmi di gran marmellata, con dita veloci, la sponda dorata, al centro versate di ogni formina, la spuma montata che insieme combina, e infine ficcate nel forno ben caldo, le schiere serrate di queste frolline di mamma la dolce graziose tardine. Tre paste ben cotte e ben calde, eh? Il giorno che Ulisse lasciò Penelope sul talamo a filare, questo non te lo posso dare, mi capisci? E allora ti decidi? Sì, sì, cambiamo, adesso. Anche questo. Questo è il sonetto a Fillide, è dura comunque. Svelta. Ehi, bambino. Se tu mi restituisci il sonetto a Fillide, in cambio di tre paste, io te ne do 6. E come no? Presto, ecco. Ecco. Grazie, arrivederci. Prego, arrivederci. O Fillide, sul tuo dolce nome, una macchia d'unto. O Fillide. Che ore sono? Le 6. Alle 7 manca un'ora. Bravissimo! Ho visto. Che cosa? Il vostro combattimento. Qual è? Quello del castello di Borgogna. Ah, il duello. Ma come il duello? Il duello in versi. Non la smette di parlarne. È giusto al fin della licenza, tocco. È giusto al fin della licenza, io tocco, bellissimo. È giusto alla fin della licenza. Che ore sono? Le 6:05. Oh, tocco, fantastico. Che avete la mano? Ah, niente, è un graffio. Ma mica avete per caso corso dei pericoli? No, nessuno. Credo che mentiate.
Gli cresce forse il naso. Dovrebbe essere una bugia spaventosa. Sì. Aspetto una persona. Quando arriva dovrete lasciarci soli. Anch'io sto aspettando dei miei amici, dei poeti. Per il loro primo pasto. Beh, è un mio segnale, li allontanerete. Sì. Che ore sono? Le 6:10. Avete una penna? Di cigno! Saluto a voi! Chi è? È un amico di mia moglie, un grande guerriero a sentir lui. Quello lì un grande guerriero? Sì. Molto amico di vostra moglie? Sì. Vostro no? Io ho preferito non dargli confidenza. Ho capito. Prego. Andate a fare amicizie anche voi. Ma sì, scriviamola questa lettera d'amore che dentro di me ho già fatto e rifatto più di 100 volte. Eccoli i vostri pezzenti, i poeti. È l'ora del pasto. Fratello, caro fratello, l'aquila dei pasticceri. L'aria di casa vostra ha un profumo allettante. Fevolo, sticcello, Apollo, grani cuoco. Come ci si trova subito bene insieme ai poeti? Abbiamo tardato per la folla riunita alla porta di Nel. Entrati a colpi di spada, 8 malviventi insanguinati stanno riversi sulla strada. 8? Credevo 7. Ma voi sapete chi ha vinto la battaglia? Io? No. E voi? Forse. Io vi... Ah. Dicono che un solo uomo ha messo in fuga una banda intera. Oh, era proprio uno spettacolo mai visto. Picche e bastoni sparsi per terra. Cari vostri... Oh. Deve essere stato un feroce spadaccino. Le vostre... La... Un gigante tremendo, l'autore di un'impresa simile. E impallidisco di paura quando vi vedo. Vostro? No, non la firmo, se gliela do io stesso. Squisito, delizioso. Ragno, che cosa è rimato di nuovo? Ah, io poco fa ho messo in versi una ricetta. Sbattete quattr'ova finché si ammonta. Come si ingozzano mentre tu parli loro di poesia? Sì, lo vedo. Lo vedo senza guardare per non turbarli. E così i versi mi danno un doppio piacere perché soddisfo una mia dolce debolezza. E faccio mangiare quelli che non hanno mangiato. Mi piaci tu. Mi piaci. Cosa c'è, sora Lisa? Il capitano vi assedia? Ne basta un'occhiata per vincere qualunque assedio. Come occhi vincitori mi sembrano un po' sconfitti. Vi sbagliate. Rag non mi piace. Perciò, sora Lisina, a buon intenditor, poche parole. Poche parole! Rispondete? Ditegli qualcosa sul suo naso. Sul suo naso? Sul suo naso. Aspetti, forza, sgomberare, sgomberare! Signori poeti, usciamo fuori all'aria aperta! E i dolci! E ci portiamo fuori anche i dolci, forza! Usciamo, usciamo! E all'aria aperta diremo dei versi! Sbattete quattr'ova finché siamo fontane! Thank you.
Se vedrò che c'è qualche speranza, tirerò fuori la mia lettera. Se no, io non gliela do. Prego, entrate. Ah, ci siete anche voi? Permettete una parola? Anche quattro. Venite. Ecco, vi piacciono i dolci? Oh, sì, signore. Ecco, prendete questi due sonetti di Ben Serato. Oh, no. Che io sto riempendo di pasticcini. I bignè vi piacciono? Signore, li prendo in buona considerazione se sono alla crema. Non lo metto in dubbio. Oh. Ecco, prendete tutto. E andate a sgretolare il tutto in strada. Ma... in strada. E non tornate che quando avete finito. Sia benedetto il momento in cui, ricordandovi che io esisto, siete venuta fin qui per dirmi... Grazie, prima di tutto. Perché, battendo Valver, avete dato scacco matto a quel cialtrone preso di me? De Guiche. De Guiche? Che voleva impormelo come marito? Compiacente. Tanto meglio. Vuol dire che io non mi sono battuto per il mio naso, ma per i vostri occhi. Bellissimi. Poi volevo... Ma per quello che ho da dirvi ancora, bisogna che ritrovi voi il caro fratello col quale giocavo nel parco, vicino al lago. Sì. Sì. Venivate tutte le estati a Bergerac? Le canne diventavano le vostre spade per giocare. Era il tempo dei giochi. E delle more a sprigne. Il tempo in cui facevate tutto quello che volevo io. E la piccola Rossana, ancora in veste corta, amava chiamarsi Maddalena. Ero bella? Non brutta. Quante volte correvate da me con la mano graffiata per i vostri giochi un po' pericolosi? Allora io, giocando alla mammina, dicevo con voce che fingevo dura: ancora tutti questi graffi? No, no, date qua. Ancora. Ma come ve lo siete fatto? Giocando alla porta di Nel. Date qua. Sedete. Ma com'è successo? Quanti ne avevate contro? Oh, non 102. Raccontatemi tutto, ve ne prego. Sì. Ma lasciamo andare. Voi piuttosto ditemi la cosa che non osavate dirmi prima. Adesso oso. Perché il passato mi incoraggia con il suo profumo, sì. Adesso oso. Ecco, io amo una persona. Ah. Che non lo sa. Ah. Non ancora. Ma lo saprà prestissimo. Ah. Uno che finora mi ha amata timidamente, da lontano, senza osare dirmelo. Ah. Ma il tremore delle sue labbra quando mi vede lo confessa. Ah. E pensate un po', e serve nel vostro stesso reggimento. Ah. È proprio cadetto nella vostra compagnia. Ah. Sul suo viso ha spirito, talento. È fiero, nobile, giovane, intrepido, bello. Bello. Cosa avete? Vi sentite male? Io? No, è la ferita. Insomma, io l'amo. E non l'ho mai visto, se non a teatro. Allora non vi siete ancora mai parlati? Solo coi nostri occhi. Ed è un cadetto? Cadetto delle guardie. Si chiama? Barone Cristiano de Neuvillette. Cristiano? De Neuvillette. No, non è un cadetto. Sì, non è un cadetto. Sì, da stamattina.
Il capitano Carbone di Castelgeloso l'ha accolto. E così siete innamorata. Ma povera bambina. Signor di Bergerac, ho finito i pasticcini. E leggete i versi sui sacchetti, fanno digerire. Povera bambina, ma se voi che amate tanto lo spirito e il linguaggio ispirato, vi ritrovaste con un rozzo, un selvaggio. Ai capelli di un eroe. Che donano al suo viso. La pettinatura e il suo peso non lo metto in dubbio, ma se non sapesse parlare nonostante i suoi boccoli. E allora ne morirei. E siete venuta fin qui per dirmi questo? Non ne capisco il senso, signora. Il fatto è che proprio ieri mi hanno detto che nella vostra compagnia siete tutti guasconi. E che provochiamo e sfidiamo chiunque per raccomandazione voglia entrare presso di noi senza esserlo. E dunque voi potete facilmente immaginare quanto io stia tremando per lui. E ne avete ben donde, signora. Ora ho pensato. Voi, che tutti temono, se voi voleste... Allora, sta bene, difenderò il vostro piccolo barone. È davvero? Ho sempre avuto per voi una così tenera amicizia. Sì, sì. E sarete amico suo? Sì, lo sarò. E non avrà mai duelli? No, lo prometto, non avrà mai duelli. Come vi voglio bene. Ma ora bisogna che me ne vada. Ma non mi avete ancora raccontato la battaglia di questa notte? Deve essere stata una cosa inaudita. Beh, erano più di 100. È stato... Ditegli che mi scriva. Sì, sì. Vi amo. Sì, sì. 100 uomini contro di voi. Noi siamo grandi amici, vero? Oh, sì, sì. Via, devo andare. Che mi scriva. 100 uomini! Beh, me lo racconterete un'altra volta! 100 uomini! Che coraggio! Ne ho avuto assai di più adesso di coraggio, signora. Venuti a congratularsi con te per l'impresa di stanotte. Bravo! Tirano, tirano! Lebre. Ti cercano! Una folla in delirio! Hanno saputo di stanotte! E tu? Non gli avrei detto che io sono qui? Ma sì! E lo sa! Arrivano! La mia bottega è invasa, distruggeranno tutto! Davvero di nuovo! È il successo! Non ci siamo mai visti né conosciuti, signore. Vorrei presentarvi, signora, a certe dame. A voi prima, a me chi vi presenterà. Ma cosa? Taci. Taci. Signore, vorrei fare un pentacrostico sul vostro nome. Ah, basta, 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 basta. Ma cosa, insomma? Taci. Sembra che tu soffra. Io soffrire? Davanti a tutta questa gente? La vedrai. Il conte de Guiche. Che non avrebbe mai creduto al fatto. Se tutti...
Non gli avessero giurato di averlo visto. Con i nostri occhi. E siete anche poeta. Oggi disporre di un poeta è un lusso che si vorrebbe avere. Volete essere dei miei? No, signore, di nessuno. Ieri sera a teatro la vostra ballata è piaciuta molto mio zio, il cardinale di Richelieu. Potrei porvi presso di lui. Gran Dio! Avete una tragedia già pronta, dicono. Fatela rappresentare al momento buono. È l'Agrippina, conte. Portatela, mio zio. Lui è un grande esperto. Vi correggerà al massimo qualche verso. Al solo pensiero che qualcuno possa correggere anche una virgola di quello che io scrivo, mi si coagula il sangue. Ma in cambio, se un verso gli piace, lo paga. Molto caro. Assai meno caro di me. Che quando scrivo un verso che mi piace, me lo pago recitandolo a me stesso. Siete orgogliosi. Sì. Cirano! Guarda, Cirano, i feltri dei fuggiaschi! Le spoglie gloriose! Chi ha pagato i sicari in ferrovia deve esserci rimasto molto male. Si sa chi è stato? Sono stato io. Visto che un pari mio non poteva farlo di sua mano, li avevo incaricati di punire a dovere un rimatore ubriacone. Signore, vogliate restituirli ai vostri amici? La mia portantina! Subito! Presto! La portantina del signor De Guiche! Quanto a voi, signore, avete letto il Don Chisciotte? L'ho letto, e al nome di quel sublime folle io mi inchino. Vogliate dunque meditare sul capitolo dei mulini a vento? Capitolo ottavo. Perché quando li si attacca... Pagina 16. Capita sovente. Volete dire che io attacco gente che gira a tutti i venti? Che un colpo mulinante di quelle grandi braccia vi scaraventi giù nel fango. O su, fino alle stelle. Signori, 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 signori. Signori, signori, i signori. Che bel guaio, ti sei cacciato? Sempre a brontolare le brevi. Ma insomma, converrai che assassinare sistematicamente la fortuna che passa comincia a essere un'esagerazione. Vabbè, hai ragione tu, io esagero. Oh, se tu lasciassi un po' da parte la tua anima moschettiera, la fortuna e la gloria... Che cosa dovrei fare? Cercarmi un forte protettore? Scegliermi un padrone? E come l'edera oscura che s'allaccia al tronco leccandogli la scorza, arrampicarmi da furbo? Invece di salire con la mia forza? No, grazie. Dedicare come fan tutti, versi ai grandi finanzieri? O trasformarmi in un buffone? Nella vile speranza di vedere sulle labbra di un abile ministro nascere un sorriso che non sia sinistro? No, grazie. Ingoiare un rospo al giorno. Avere sempre le ginocchia nere di sporco a forza di far genuflessioni? No, grazie. Salvare capra e cavoli? Carezzando la capra e annaffiando i cavoli? No, grazie. Avere sempre un incensiere pronto sotto a qualche barba? No, grazie. Arrancare di girone in girone per diventare un piccolo grande uomo in una cerchia di poca gente che conta? No, grazie. Farsi stampare versi a pagamento? Mostrar d'aver talento a quattro sciocchi, no. Grazie. Calcolare, temere, impallidire, recare omaggi, scrivere suppliche, cercare presentatori. No, grazie, no, grazie, no, grazie, grazie. No. Ma cantare, felice, deciso, negli occhi miei che sanno ben guardare.
con la voce che vibra nel conciso parlare e mettermi se voglio il feltro di traverso e per un sì o per un no accettare un duello o farci sopra un verso e non pensando alla gloria lavorare a quel viaggio che sogno nella luna e non scrivere niente che io non senta e la modestia non mi sia importuna quando vi dico con sereni accenti sii soddisfatto d'ogni foglia, frutto o fiore se tu lo cogli dentro il tuo giardino. Fai l'orgoglioso, t'arrabbia, alzi la voce. A me puoi dire la verità. Lei non t'ama, vero? Taci. Cirano, il racconto. Dopo. Dopo. Il racconto del duello. Il duello alla porta di Nero. Da solo, contro 100. Oh, il racconto del duello. Sarà una vera lezione per questo timido novizio. Novizio, settentrionale e malaticcio. Malaticcio? Signor Cristiano de Neviet, imparate qualcosa. C'è un oggetto qui da noi di cui non si può parlare. Beh, cos'è? Guardate. Avete capito? Ah! È il nazi! Zitto! Non pronunciare mai quella parola, altrimenti è con lui che dovrai fare i conti. Due che parlavano con voce nasale furono uccisi perché a lui dispiacque che parlassero col naso. Capitano! Signore! Cosa bisogna fare quando si trovano dei meridionali spacconi? Si prova che anche quelli del nord possono avere coraggio. Grazie. Cirano, adesso il racconto. Sì, il racconto. Il mio racconto? Sì. Ma no. Sì. E va bene, il mio racconto. Il mio racconto. Andavo incontro a loro assai deciso. In ciel, la luna stava col lucore di un orologio, quando all'improvviso la nuvola cancella con vigore la gran cassa d'argento della luna. E nella notte che di colpo imbruna, io vado avanti procedendo a caso, che non ci si vedea al di là del naso. Chi è quello lì? È un tipo arrivato stamattina. Stamattina? Si chiama Cristiano, barone de Neviet. Cristiano. Io te. Stavamo dicendo? Ma perché no, che non ci si vedea? Che non ci si vedea? E camminando fra di me pensavo che per un tipo da niente scontentavo qualche potente che da rabbia invaso m'avrebbe certo preso per il naso. A malvolere, m'avrebbe certo preso a malvolere. Per imprudenza mia stavo mettendo il naso, le mani dentro il nido del serpente, che quella è tutta gente che può darti sul naso, sulle dita, tremende bacchettate. Ma poi mi sono detto: vai, guascone, è tuo dovere andare incontro ai guai. Così dicendo arrivo all'imboscata, quando dall'ombra m'arriva una nasata e io la paro e tosto mi ritrovo naso a naso con 100 brutti ceffi puzzolenti a naso pieno di vino, cacio ed aglio mescolati. Io balzo a fronte bassa e naso al vento e mi scateno, tre ne sbudello, uno li infilza al volo, uno mi becca, zac, io gli rispondo e a un quarto taglio il naso. Per Dio, fuori tutti! Il risveglio del tigre! Accidenti, lo troveremo
spinte! Il salame! Panino! Non lascerà le briciole! Lo sguardo! Abbracciami. Signori, io sono pronto. Bravo. Sono a vostra completa. Bravissimo. Preferisco così. Voi mi spiegherete. Abbracciami. Sono suo fratello. Di chi? Di Rossana. Oh cielo, voi siete suo fratello. Suo cugino fratello. E lei vi ha... detto tutto. Mi ama. Forse. Come sono felice, signore, di conoscervi. Questo sì che si può chiamare un amore improvviso. Perdonatemi. È bello davvero il malandrino. Se voi sapeste, signore, quanto v'ammiro. Ah, sì. E tutti quei nasi di poco fa? Li ritiro tutti. Rossana aspetta stasera una lettera da te. Ahimè. Che cosa c'è? Io con le parole non ci so fare. E io me lo sentivo. Però poco fa, quando mi provocavi, non mi sembravi così sciocco. Quando si tratta di attaccare, le parole si trovano. Ma parlare d'amore... io sono di quelli che... io invece sarei stato di quelli che... ne saprebbero parlare. Potessi esprimermi con grazia. Se la natura m'avesse modellato... meglio. Mi ci vorrebbe ben altra eloquenza. Te la presto. L'eloquenza. Tu prestami il tuo fascino e di noi due insieme facciamo un solo eroe da romanzo. Come? Te la sentiresti di ripetere a lei tutte le care cose che ogni giorno io ti insegnerò? Tu mi proponi di... Rossana non ne sarà delusa. Rispondi, Cristiano. Vogliamo farne insieme la conquista? Ma Cirano... rispondimi, Cristiano. Lo vuoi? Mi fa paura. Siccome tu hai paura di raffreddarle il cuore, vuoi che facciamo insieme un patto che unisca le mie parole alle tue labbra? Rispondi, Cristiano. Lo vuoi? Come ti brillano gli occhi! Rispondimi, Cristiano. Lo vuoi? Ma questo ti farebbe tanto piacere. Oh, questo... sì, mi divertirebbe. È un'esperienza che tenta ogni poeta. Tu mi completi e io ti completo. Tu vai nella luce, io resto nell'ombra. Tu la mia bellezza, io la tua saggezza. Rispondi, Cristiano, lo vuoi? Ma la lettera che devo darle? Pronti. Ecco qua, la lettera. A parte l'indirizzo non manca niente. Ma l'avevi? Sì, noi poeti abbiamo sempre pronte delle lettere per certe signore immaginarie. Tu non dovrai far altro che trasformare queste mie... finzioni nella tua realtà. Prendila, c'è tutto quello che serve. Ma non dovremmo per caso che so cambiare qualche parola? Calzerà come un guanto. Io... la credulità dell'amor proprio è tale che Rossana la crederà scritta per lei. Amico mio. Abbracciami. Silenzio di morte, non oso guardare. Ecco, il nostro demonio sarebbe buono come una posta. Quando lo si schiaffeggia su una narice, forse l'altra. Quindi ora si può parlare liberamente del suo naso. Lisa, vieni a vedere. Anzi, a sentire. Mmm, è sorprendente. Che odore. Il signore non sente che aria tira.
Tira aria da schiaffi. Questi sono i cadetti di Guascogna, del capitano di Castelgeloso. Tutti soperchieria, tutti menzogna. Questi sono i cadetti di Guascogna. Vantan corone quante se ne sogna, e ciascuno è più ricco d'un cencioso. Questi sono i cadetti di Guascogna, del capitano di Castelgeloso. Occhio d'aquila, gamba di cicogna, dente di lupo, baffi di spinoso. Alla canaglia grattano la rogna. Occhio d'aquila, gamba di cicogna. Hanno un cappello di vecchia vigogna, di cui copron le piume il feltro roso. Occhio d'aquila, gamba di cicogna. Dente di lupo, baffi di spinoso, spudella ventre. O puoi sveglia carogna, è il lor nomignoletto più vezzoso. Ebri di gloria più che di borgogna. Ove menar le man meglio bisogna, son sempre i primi e mai chiedon riposo. Questi sono i cadetti di Guascogna, che sogliono far becco ogni geloso. O femmine, lasciate la vergogna, ecco i vostri cadetti di Guascogna. Il vecchio sposo vada sulla gogna, su fanfare, su cuculo festoso. Ecco i vostri cadetti di Guascogna, che sogliono far becco ogni geloso. Sì, ma non tardate, questa sera si leggerà un trattato sul tene. A più tardi. Stavo entrando. Vengo a prendere congedo. Partite? Per la guerra, stasera stessa. Ma... Ordine improvviso per l'assedio di Arrà. Ah, c'è un assedio. La mia partenza sembra lasciarvi indifferente. Sono angosciato. Vi rivedrò. Quando? Sapete? Ho avuto il comando supremo. Bravo. Del reggimento delle guardie. Ah. Delle guardie. Sì, dove serve vostro cugino, quello delle frasi spaccone. Saprò vendicarmi di lui, laggiù. Come? Partono anche le guardie? Certo. E il mio reggimento. Cristiano. Che cosa avete? Questa partenza improvvisa mi fa paura. Sapere in guerra una persona a cui si tiene. Per la prima volta mi dite una parola dolce. È proprio il giorno in cui devo partire. Rossella, allora io... avete intenzione di vendicarvi di mio cugino? Lo proteggiamo? No. Sono contro di lui. La vostra vendetta contro Cirano non sarà per caso quella di esporla al fuoco, che lui adora. È troppo poco per uno come lui. Io so quello che l'offenderebbe a sangue. E cioè? Ordinate che non parta. Né lui né i suoi amati cadetti. Questo lo renderà furioso. Solo una donna avrebbe potuto inventarsi un tiro simile. Dunque mi amate un po', il fatto che condividiate il mio odio nella prova. (Ride)
col suo spirito tanto battagliero se ne resterà a casa. E ne giocate spesso di questi tiri voi? Qualche volta. Mi fate perdere la testa. Andarmene proprio ora. Ascoltate. C'è un convento qua vicino. Io potrei nascondermi lì. Mi crederanno partito. Verrò mascherato. Tarderò di un giorno, ma... starò con voi per una notte. Ma se si viene a sapere, la vostra gloria è andata. Ah. E la sedia di Arra. Tanto peggio. Lo volete? No. Ve lo devo impedire per il vostro onore. Dovete partire. Mentre Cristiano resta. Vi voglio eroico. Antonio. Nome celeste sulle vostre labbra. Dunque voi amate... colui per il quale fremo. Va bene. Parto. Siete contenta? Sì, amico mio. E poi? E poi mia moglie Elisa è fuggita con un moschettiere. Oh. Rovinato, solo, disperato. Io stavo per impiccarmi. No. Sì, sì, stavo per lasciare questa terra. Quando il signor Cyrano di Bergerac entra e mi salva e mi propone a sua cugina, a Rossana, come intendente. Ho capito. Ma come spiegare il disastro in cui vi siete trovato? Che mia moglie, Lisa, amava molto i guerrieri e io invece amavo molto i poeti. E così Marte mangiava i dolci che lasciava Apollo. Ma voi potete ben capire che la cosa non poteva durare. Rossana, siete pronta? Ci aspettano. È là che ci aspettano, da Clomir qui di fronte. Si legge un trattato sul tenero oggi. Sul tenero in versi? Ma sì, in versi. Rossana, bisogna andare. Faremo tardi per il discorso. Ragnò, perché non venite ad aiutarmi? Sì, vengo subito. Il tenero vi attende immantinente ed io vi lascio, oh mia bella governente. No, la croma è tripla, asini. Perché voi, signore, vi intendete di crome? Io sono musicista, come tutti i discepoli di Gasselli. Siete voi? Scendo. Son qui per salutare i vostri gigli e dire i miei rispetti a quelle rose che sol per voi sospirano amorose. Che sol per voi sospirano amorose. E chi sono questi due virtuosi? Questi? Li ho vinti ad una scommessa su certe questioni di grammatica. Voi adesso prendete questa e andate a suonare da parte mia una pavana a Montfleury, l'attore. Andate. Sono qui come ogni sera per chiedere a Rossana. Andate, suonate a lungo e male, mi raccomando. Se Cristiano, l'amico del cuore, non l'ha delusa ancora. Com'è bello! E che spirito che ha! E quanto l'amo! Cristiano è dotato di tanto spirito? Mio caro, più di voi stesso. Concedo. Fate presto, eh? Ogni tanto è distratto. Sembra che non ci sia nulla che lo ispiri. Poi, tutto a un tratto, dice cose esaltanti. Ma no. Questo è il solito preconcetto di voi uomini. È bello, dunque non ha cervello.
Cristiano sa dunque parlare del cuore da esperto conoscitore? Non ne parla, signore. Lui ne disserta. E scrive anche? Meglio ancora. Ascoltate. Più cuore mi prendi, più ne ho. È bello. Boh. E questa? Siccome me ne serve un altro per soffrire, se voi tenete il cuore mio, mandatemi il vostro. Una volta ne ha troppo, una volta non abbastanza. Dica quanto ne vuole di questo cuore e la faccia finita. Mi fate arrabbiare. Questa è la gelosia dell'autore che vi divora. Ascoltate questa e ditemi se sono nel massimo del tenero, sentite. Sappiate allora che il cuore mio vi chiama. È lungo il grido di chi tanto v'ama. E tanto bacio questi fogli mesti che con le labbra leggerli dovresti. Beh, certo, queste sono righe che... ma un po' cretine. E questa? Ma le sapete tutte a memoria? Tutte. Non c'è che dire, la cosa è lusinghiera. È un maestro. Beh, un maestro? Sì, un maestro. Beh, un maestro. Un maestro. E sia? Un maestro? Rossana, bisogna andare! Oh, presto! Su, presto, faremo tardi per il discorso sul tenero. Ah, non ve lo perdete, mi raccomando. No. Andiamo! Se Cristiano viene a cercarmi come penso, che mi aspetti? Ecco, su, che cosa intendete interrogarlo stasera? Su. Su? Ma non gli direte nulla. Io? Come un muro. Su niente. E gli dirò, improvvisate. Parlatemi d'amore, siate splendido. Bene. Zitto. Zitto. Non una parola. Ci mancherebbe. Grazie della notizia. Potrebbe prepararsi. Diavolo, non sia mai. Zitti. Cirano, Cristiano, finalmente. Sì, so cosa bisogna fare, preparati a mandare a memoria. Io stasera, come sempre, ti insegnerò. No. Come no? No, aspetto Rossana qui. Ma prima devi imparare, come sempre, andiamo. Ma no, te l'ho detto. Sono stanco di copiare lettere, di imparare discorsi. Andava bene all'inizio, ma ora che so che mi ama, grazie tante, non ho più paura di parlarle. Farò da solo. Ah, sì? E chi ti dice che non ne sia capace? Non sono così bestia, dopo tutto, vedrai. Amico mio, le tue lezioni mi sono state utili. Ora posso parlare io. E comunque vada, saprò stringerla fra le mie braccia. Lei, Cirano, non mi lasciare, per carità. Eh no, fate da solo, messere. Io sarò qui. Questo non ci voleva. Che peccato. Lo sapevo. Abbiamo perso il discorso sul tenero. Ah, siete voi. Siamo soli. Scende la sera. L'aria è fresca. E non passa nessuno. Sediamoci. Parlate. Vi ascolto. Vi amo. Sì. Parlate d'amore. Ti amo. Questo è il tema. Adesso ricamate. Io vi... Avanti. Vi amo tanto. Sta bene. E poi? E poi? Sarei così felice che anche voi mi amaste. Rossana, dimmi che mi ami anche tu. Speravo in una crema.
voi mi servite un brodino. Ditemi almeno come mi amate. Ma molto. Oh, articolate i vostri sentimenti. Il collo. Vorrei baciarti sul collo. Cristiano. Ma io ti amo. Ma ancora. No, non ti amo. Meno male. Ti adoro. Ma... Sì, sì, divento sciocco. Ma questo mi dispiace, come se diventaste brutto. Ma... Andate ad inseguire la vostra eloquenza che vi è scappata via. No, voi mi amate. Lo so. Andate via. No, aspettate. Io vi dirò che... Che mi adorate, eccetera. Andatevene. Che bel successo, complimenti. Aiuto. Eh no, mio caro. Muoio, se non rientro subito nelle sue grazie. Ma cosa diavolo posso insegnarti ormai? Oh là, guarda. La sua finestra. La notte è già buia, forse qualcosa si può ancora fare. Non te lo meriteresti, miserabile. Vieni qua. Sì. Mettiti qui. Sì. Io mi metterò qua, sotto il balcone. E ti suggerirò... Sì, ma se poi... Shhh! Voi due. Abbiamo fatto la segna. Siamo finiti. Va bene, adesso. Voi due andate. Tu vai all'angolo laggiù e tu all'altro angolo laggiù. Andate, no. Se passa qualcuno, qualche importuno... Suonate un'aria. Triste se passa un uomo, gaia se passa una donna. Intesi? Andate. Chiamala. Rossana. Chi mi chiama? Io. Io? Chi? Cristiano. Siete voi. Vorrei parlarvi. No, parlate troppo male, andate via. Di grazia. No, voi non mi amate più. Perché m'accusi di non amarti più quando è ora che maggiormente t'amo? Questo è già più tenero. L'amor crudel m'ha preso il cor. L'amor crudel m'ha preso il cor. Per culla. Per culla. Ed ei mi fa tremare. Ed ei mi fa tremare. Per un non nulla. Per un non nulla. Meglio. Ma siccome è crudele, siete stato sciocco a non soffocarlo in culla questo amore. Ci ho provato. Io ci ho provato. A lungo ho combattuto. A lungo... Combattuto. Ho combattuto. Quel bambino. Ma quel bambino. È un Ercole forzuto. È un Ercole forzuto. Ma perché la favella vostra è così tardiva? Avreste mai la gotta all'immaginativa? Zitto, l'affar diventa difficile. Perché sono le vostre parole esitanti? Ma gli è che è notte ed esse cercano a tastoni nell'ombra il vostro orecchio. Eppure le mie nulla le ingombra. Trovan tosto la strada? Si capisce bene, ogni vostra parola qui dentro il cor mi viene. Or io ben grande il cuore, voi l'orecchio piccino, i vostri detti scendono più spedito il cammino, i miei signora salgono, il cammino è più lento. Salgono assai meglio già da qualche momento. Al di questa ginnastica presa di mestichezza. Io vi parlo di fatti da una vera altezza. Certo, e mi uccidereste se da codesta altura sul mio cor vi sfuggisse una parola dura. Scenderò. No. Salite sul banco, allora, presto. No. Come no? Restate. Profittiamo di questo caso che ci consente stasera di poterci parlare senza vederci, così... Senza vederci? È così dolce.
appena ci si scorge fra noi. Il nero voi vedete di un mantello, di voi io non vedo che il bianco di una gonna d'estate. Io sono un'ombra, voi una luce, restate. Non sapete quest'ora che sia per me, se avvolta ebber le mie parole qualche eloquenza. Molta. Giammai le mie parole non sono uscite ancora dal mio cuore, giammai. Perché? Perché finora io parlavo attraverso... Che cosa? Il turbamento. Sì, ma stasera io sento che per la prima volta vi parlerò. Davvero? Avete una tutt'altra voce. Una tutt'altra, è vero, perché nella notte che mi protegge ardisco essere al fin me stesso e oso... Io mi smarrisco. Non so, ma stanotte, perdonatemi, io provo alcun che di sì dolce, sì squisito, sì nuovo. Come nuovo? Sì, nuovo d'esser franco. Il sospetto d'esser deriso è sempre, sempre il cor m'ha costretto. Voi deriso? Di che? D'uno slancio. Il mio cuore si è sempre d'eleganza vestito per pudore. Ma or tralasciamo al fine ogni galanteria. Entriamo senza indugio nella bella follia. Qualsiasi artificio, lo so, non è che il lento, continuo esaurirsi del vero sentimento. Ah, oh, sì, comincio a capire. Ma senza esser galante, che parole userete? Ma quante, quante, quante me ne verranno al labbro senza disporle in mazzo. Gitterovvele in fasci, ecco, io vado. Tutto io di te ricordo, ho di te tutto amato. Io so che un giorno, il 12 maggio, l'anno passato, tu mutasti la foggia dei capelli. E talmente ho preso per mio sole la tua chioma lucente, che come quando al sole troppo si è fisso il ciglio, si vede poi dovunque un gran disco vermiglio, quando io gli occhi distolgo dal sol, di cui mi inondi, dovunque m'abbacinano gli occhi barbagli biondi. Codesto è bene amore. Oh, questo sentimento che mi invade, terribile, geloso, violento, è certo amor, ma tutto, tutto il triste furore. È amor, ma l'egoismo non ha, no dell'amore. Per vederti felice io vorrei dare in voto la mia felicità, fosse anche il dono ignoto. Ogni tuo sguardo suscita una nuova virtù in me, qualche valore nuovo. Cominci tu finalmente a capire? Senti la derelitta anima mia che sale nella tenebra fitta? Ma stasera è troppo dolce, perché stavolta io le parlo d'amore. Le parlo ed ella ascolta. Troppo, nella speranza anche meno modesta, io non avea mai tanto sperato, non mi resta che di morire adesso. I miei detti la fanno tremar fra questi verdi rami, sì, non mi inganno, perché sì, voi tremate tra le foglie qual foglia, perché tu tremi ed io sento che tu lo voglia o no, della tua mano il tremito divino lungo i rami discendere di questo gelsomino. Sì, tremo e piango e t'amo, e tua sono e tu mi hai inebriata. Venga la morte allora, son io che seppi darti questa ebbrezza, or non chiedo che una cosa, un bacio. Ma ho capito bene, ma avete chiesto dunque? Una certezza. Tu vai troppo in fretta, amico. È turbata, bisogna approfittarne. No, io non vorrei insistere. Vi capisco e mi scuso per l'azzardo. Insistete davvero così poco? Sì, sì, no. Io insisto senza insistere, perché non vorrei offendere il vostro pudore. No, voi quel bacio non lo dovete dare. Ma perché? Perché no? Chi
Che dite sottovoce? Io no, niente, stavo rimproverando me stesso di essermi spinto troppo oltre. No, voi... Arriva qualcuno, sta arrivando qualche importuno. Aria triste, è un uomo. Aria gaia, è una donna, ma che diavolo stanno facendo? Ah, hanno ragione loro, è un monaco. Fate come Diogene, cercate l'uomo. Cerco la casa di Maddalena Rubin, detta Rossana. Cosa volete da lei? Padre, no, non è lì, è di là, sempre dritto, molto lontano, andate sempre dritto, ma molto lontano, dritto, eh? C'è una scarpata, andate. Grazie, figliuolo, dirò per voi un rosario a grani grossi. Grazie, padre, che il Signore vi protegga e vi conservi la salute. Quella che v'è rimasta, naturalmente. Ottienimi quel bacio. No, quel bacio no. Tanto, presto, tardi. È vero. Presto o tardi. Verrà quel momento. Quella lunga vertigine beata in cui le loro bocche correranno l'una incontro all'altra. E i suoi baffi biondi si uniranno alle sue labbra rosa. Ehi, voi, parlavamo di d'un bacio. Ne vedo in verità perché la vostra bocca sia così timorosa. Se la parola è dolce, che sarà mai la cosa? Il ragionevol tema non vi turbi la mente. Non poco fa lasciaste quasi insensibilmente l'arguto cinguettio per passar senza schianto dal sorriso al sospiro e dal sospiro al pianto. Ancora un poco sol vedrete, non c'è dal pianto al bacio che un brivido. Tacete. Ma poi, che cos'è un bacio? Un giuramento fatto un poco più d'appresso. Un più preciso patto, una confessione che sigillar si vuole, un apostrofo rosa messo fra le parole t'amo, un segreto detto sulla bocca, un istante di infinito che ha il fruscio di un'ape fra le piante. Una comunione che ha gusto di fiore, un mezzo di potersi assaporare un po' il cuore e respirarsi l'anima a fior di labbra. Basta! Sì, pura cosa è il bacio che ella stessa, la casta regina, lo concesse liberalmente in dono a Buckingham. Allora? Siccome quello son io, anch'io, siccome quello, in segreta agonia adorai lungamente voi, la regina mia, triste e fedele anch'io sono. E siccome quello, sei bello. Già è vero, mi scordavo. Son bello. Oh, salite dunque a cogliere questo fior del desio. Sali. Questo fruscio d'ape. Monta. Quest'attimo infinito. Sali. Ora parmi che ciò sia male. Questo odore dell'anima. Sali dunque, animale! Oh. Rossana. Il tuo Lazzaro son io. Qua giù di te mi scende una briciola. Ma io
sento che un poco il cor mi prende, poiché su quella bocca le sue labbra tremanti baciano le parole che io dissi un poco avanti. Aria triste. È un uomo. Aria gaia. È il monaco. Olà! Olà, sono io! Cirano! Cristiano è ancora qui? Oh, Cirano! Buonasera, cugino! Buonasera, cugina! Scendo! Sì, scendete! 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 E il monaco? Trovo assai meglio, padre. Mi permetto di insistere che questa è la casa di Maddalena Rubini, detta Rossana. Ma prima avevate detto Maddalena Rubin, detta Rossina. Rubin. Bin. Ben. Bin. Ben. Bin. Ben. Chi dice le bugie non va in paradiso, padre? No, io avevo detto Rubin, detta Rossana. Sono io. Ho una lettera per voi. Ah, sì. Venite, vi aiuto, padre, venite. Grazie. Ecco, piano. Si tratta sicuramente di una santa cosa. Me l'ha data un signore. È di De Guiche. Cosa? Ma non può importunarmi così, io amo te. Signorina, io vi disobbedisco e rimango. Sono nel convento che vi dissi, ma sto per venire da voi. Intanto vi mando per messaggero questo religioso che non può capire i nostri disegni perché è semplice come una capra. Troppo invitante fu quel bel sorriso vostro, perciò voglio rivedervi da sola. Perdonate l'audacia, si firma il vostro eccetera. Padre, ascoltate quello che dice la lettera, sentite. Signorina, bisogna sottostare alla volontà del cardinale per quanto duramente costi. È la ragione per cui ho scelto come inviato questo cappuccino discreto e molto sveglio. Voglio che subito nella vostra casa egli benedica le nozze fra voi e Cristiano. So che Cristiano non vi piace, ma vi dovete rassegnare. Contate in assoluto, signorina, sul rispetto di colui che si firma e sarà sempre il vostro eccetera. Degno signore, l'avevo detto che si trattava di una cosa santa. Vero che le leggo bene le lettere? Beh. È orribile, è mostruoso. Siete voi, eh? No, sono io. Ma io... Post scriptum. Donate per il convento 120 scudi. Degno, degnissimo signore, rassegnatevi. Mi rassegno. Andiamo. Voi trattenete qui De Guiche, che non entri finché... Sì, sì. Padre, sì? Quanto tempo ci vorrà per la funzione? Un quarto d'ora. Un quarto d'ora? E non si potrebbe stringere? No. Far prima? Assolutamente. Va bin. Ben. Bin. Ben. Bin. Ben. Andate, andate, padre. Bin. Come far perdere a De Guiche un quarto d'ora. Come far perdere a De Guiche un quarto d'ora. Sì. Aria triste è un uomo. Aria lugubre è De Guiche.
quanto tempo ci mette questo maledetto monaco? Signore, ditemi dove siamo, che paese è questo, che giorno, che ora, che mese, che stagione? Ma quest'uomo è pazzo! Ma il bomba che rimbomba, son caduto dalla luna! Ma via, signore! Sono caduto! Va bene, siete caduto dalla luna, è pazzo! Signore, mentre io cadevo non potevo sapere dove sarei andato a finire, ditemi, signore, dove siamo? Che paese è questo? È forse su una terra nuova? Che il peso del mio deretano mi ha trascinato. Ma via, signore! Tutta la faccia nera affumicata. Ma allora siamo in Algeria, siete un indigeno, ma un selvaggio. È una maschera. Una maschera? Sì. Una maschera. Allora siamo a Venezia, è il carnaval di Venezia. Ah, le mascherette, la maschera. Una signora mi aspetta. Ma allora siamo a Parigi, oh bon Parigi, oh bon... Ridete? Sì, io rido, ma voglio passare. E io piango. Oh, come piango. Sono venuto con l'ultimo uragano. Ho ancora negli occhi un po' di polvere di stella. Signore! Mi è rimasto conficcato nel polpaccio un dente dell'orsa maggiore. Oh, per attraversare la costellazione del Tridente e per evitarne una delle punte sono finito col culo sulla costellazione della bilancia che ancora segna il mio peso, signore. Toccatemi il naso. Ah, no, io non voglio toccatemi il naso, vi do il permesso, toccatemi il naso. Signore, toccatemi. No, toccatemi il naso, signore. Se riusciste a toccarmi il naso, signore, non lo toccherete. Se voi riusciste a toccarmi il naso, ne cavereste del latte, signore. Dall'inferno! Con la via latte. All'inferno, signore! L'ora invece non morde, è carina, fa le fusa, prova a mordere, fa così. Oh, no. Ma non fa nessun male, poi ho attraversato la costellazione della lira, signore. Povera lira, come sei ridotta. Oh, io, tutta scordata, ma io scriverò un trattato su queste mie imprese e tutte le stelle che porto qui dentro il mio mantello le userò come tanti asterischi d'argento. Senza dubbio, è pazzo, io voglio... Voi volete sapere come ho fatto ad arrivare sulla luna, usando uno dei cinque metodi scientifici che io stesso ho inventato. Cinque metodi, cinque scientifici, metodi scientifici che io stesso ho inventato, tutti validi. E quale sarebbe il primo? Venite, venite, non mi fate sentire. Il primo: se tu ti metti nudo, cosparso di rugiada, il sole ti risucchia ed è la prima strada. Il secondo: imbottigliate i venti in sacchi sigillati. Mettersi in posizione, a piedi bene uniti. Puoi far saltare i lacci dei sacchi tutti insieme, partire come un fulmine lassù, verso Selene. Il terzo: tu monta in sella un grillo. Oh, signore! Enorme, di metallo, e metti due petardi al posto delle ali. Aggrappati alle antenne, stai dritto sui dorsali, dai fuoco alle due bici e poi vedrai se sali. E il quarto? Avete fatto caso? Avete fatto? Avete fatto? Avete fatto caso che il fumo sale sempre? Imprigionate il fumo in una grande sfera che sia di stoffa fine, durevole, leggera. È sufficiente a pendersi e a tutti buonasera. Il quinto? Si indossa una corazza di ferro garantita. Si lancia una potente e robusta calamita. A
Attenta alla calamita, può cadere sul capino, fa il bernoccolino. Il ferro che si indossa di colpo viene attratto e ad essa si congiunge. Clank, si lancia poi di nuovo e si continua ancora. Continui all'infinito, sei bello che arrivitto. Arrivetto, arrivotto, arrivutto. Ho finito le vocali. Sì, scusate signore, ma quale di questi 5 metodi avete scelto? Non me lo posso ancora dire, signore. Prego, signore. Noi ci conosciamo talmente poco, signore. Ma io vi prego, signore. Prima dovreste mandare la vostra famiglia a parlare con i miei genitori, allora forse... Ma vi prego, di subito, che cosa devo fare? E va bene, ve lo dirò. Ma non subito. Guarda, lì. No, lì. Lì, signore, lì, sotto, molto più sotto. Ecco, sì, ecco là. Quale di questi 5 metodi avete scelto? Il sesto. Il sesto? Sì, la marea. Nell'ora che la luna attirasse le onde, nuotavo dentro l'acque con mosse assai gioconde. Siccome nei capelli più acqua si raduna, salivo in ciel leggero, attratto dalla luna. Salivo come un angelo, quando ecco poi ad un tratto... Che cosa? Passato è il quarto d'ora e il matrimonio è fatto. Ma questa voce... Quel naso! Cirano! Sì, Cirano. Si sono già scambiati gli anelli. Chi? Voi! Lui! Ma che bella coppia! Complimenti, signore, l'inventore di macchine. Il vostro racconto avrebbe fermato un santo alle porte del paradiso. Vogliate dire addio, signora, al vostro sposo? Come? Il reggimento già si mette in strada. Raggiungetelo! Per andare in guerra? Certo. I cadetti non ci vanno. Ci andranno. Ecco l'ordine. Pensate voi a portarlo, l'ordine? Barone! La notte di nozze si allontana. Lui crede che io ne soffra. Che bella coppia, signore, unita. E per merito vostro. Ah! Oh, Rossana, le tue labbra ancora. Cristiano, basta, mo. È duro lasciarla. Non puoi sapere. Io lo so, però... Il reggimento parte! Il reggimento parte. Ve lo affido. Promettetemi che non sarà mai esposto ai pericoli. Non so se posso promettere. Che sarò prudente. Io farò di che tutto. A quell'assedio orribile non avrà mai freddo. Farò il possibile. Che mi sarà fedele. Beh, questo senza. E che mi scriverà spesso. Questo ve lo prometto. Non abbiamo più provviste. Non abbiamo più viveri. Oh, per Dio! Bestemmia basso. Devono dormire. Il sonno nutre. Niente, Cirano che ritorna, dormite. Ferito? No. Devono aver preso l'impegno di mancarmi ogni volta. Ma questo è troppo. Rischiare la vita attraversando le linee spagnole tutti i giorni per portare una lettera.
Per portare una lettera, sì. Per portare una lettera. Ho promesso che avrebbe scritto sovente. Dorme. È pallido per la fame. Se lei lo vedesse. Ma è sempre bello. Attraversando le linee nemiche, ho visto dei movimenti di truppe ed ho capito. Noi francesi oggi mangeremo. O moriremo. Noi assediamo a Ra con dentro gli spagnoli e il grande infante di Spagna assedia noi. Sarebbe bello che qualcun altro assediasse il grande infante di Spagna. Poi qualcun altro assediasse quelli che assediano il grande infante di Spagna, poi qualcun altro assediasse quelli che Si muore di fame, non è il caso di scherzare. E perché no? Ricorda, noi portiamo sul capo un gran pennacchio. È la nostra grande riserva d'animo. E ci consente di saziarci d'aria, di masticare il vento, di mettere allo spiedo qualunque sentimento, di bere e dissetarci in boccali di gloria e di arricciarci i baffi in omaggio alla storia. Ma rischiare la tua vita per una lettera? Ora basta. Dove vai? A scrivere quella per domattina. Il pennacchio. Sveglia! Sveglia! Capitano! Che giorno? Sveglia! Forza! È ora di alzarsi. Andiamo! Attenti! Correte via! Forza! Sveglia, animale. Ci sono feriti? No, capitano. Abbiamo fame. Ma tu mangi? Sì. È stoppa dei cannoni. E con il grasso dei mozzi è buonissima. Che lingua gialla. Non ho digerito l'aria della notte. Ho pescato un luccio. No, una scarpa. Beh, perché cammini così? Ho un peso sui talloni. Un peso, eh? Sui talloni. Sarà lo stomaco. Fame. Capitano, ho la pancia tesa come la pelle di un tamburo. Ma sì? Come un tamburo? Rimani così, servirà per la carica. Va bene, bene. Sentite, sentite. Suonano, cantano. Volete arrendervi? Rossana, addio. La morte imminente sarà, credo, per questa sera. O mio ben prediletto, greve ho l'anima ancora di un amor non mai detto. E muoio. Presto! Sta arrivando il compagno.
benissimo. Lo vedi? Ha il colletto di lino. Avrà un foruncoletto sul collo. O sarà una morsicatura di zanzara. Degno nipote di suo zio. È sempre un guascone. I guasconi sono tutti matti. Lui pensa troppo. Io non mi fiderei. È pallido anche lui. Però ha una corazza che risplende. Vivian, non facciamo vedere che soffriamo. Tirate fuori carte. Davide, Pipe. Via, qui. Questi sarebbero i terribili cadetti? Io so cosa pensate di me. Odiate il mio colletto bianco, ma si può essere guasconi anche senza essere zotici. Comunque non temete, non chiederò al capitano di punirvi. Non obbedirei, non sarebbe un ordine di guerra. Ah sì! Sì. Continuate pure con le vostre spacconate. Intanto io ieri, come ben sapete, io e i miei uomini abbiamo caricato per ben 3 volte il conte di Becquoi. E la vostra sciarpa bianca dov'è? È il segno del vostro grado militare. Ah, avete saputo questo particolare? Ieri, infatti, alla 3ª carica mi ritrovai solo, in mezzo ai nemici. Per non essere riconosciuto, ho fatto scivolare la mia sciarpa a terra e così ho potuto allontanarmi dal campo spagnolo per poi tornare con i miei a batterli di nuovo. Che ne dite di questa mia trovata? Dico che Enrico IV non avrebbe mai abbandonato le sue insegne, neanche se costretto. Ma l'astuzia è servita alla causa. È possibile. Ma non si rinuncia all'onore di essere un bersaglio. Se fosse caduta a me, l'avrei raccolta subito. Spacconate. Ah sì? Datemela, la vostra sciarpa bianca. E vi prometto che caricherò per primo, portandola per bandiera. Spacconate! La mia sciarpa è rimasta presso il campo nemico, dove nessuno s'azzarderebbe a riprenderla. Eccola. Una falsa spia. Fornisce al nemico solo quelle notizie che io gli dico di dare. È spia 2 volte. Ci è utile! A proposito, volevo dirvi che il nostro maresciallo con molti uomini stanotte si è diretto verso Durlen per rifornire le truppe di viveri. Il campo è rimasto sguarnito. Sarebbe un facile giochetto attaccarci. Eh sì, sarebbe un grave pericolo se gli spagnoli lo venissero a sapere. Lo sanno? Grazie al mio spione, ci attaccheranno nel punto che credono più debole. E io, ora, gliel'ho segnalato. Preparatevi. Sarà fra un'ora. Ah, beh, allora, 3 assi. Occorre dare il maggior tempo possibile al maresciallo perché riesca a rientrare. Ho capito. Eh sì. Dovete usarmi il favore di farvi massacrare. Questa sarebbe la vostra vendetta. Siete più valorosi. Anche se vi amassi, vi avrei dato questo incarico. Così facendo servo al tempo stesso il mio vecchio rancore di... Mio re! So che a voi piace battervi 1 contro 100. Lasciate che io ve ne sia grato. Signori, il blasone dei cadetti di Guascogna porta 6 scaglioni color azzurro e oro. Grazie al signor Conte de Guiche, ne aggiungeremo un altro, color sangue. Avrei voluto scrivere, Rossana.
Almeno una lettera d'addio. Questo piccolo cerchio è una lacrima. I poeti spesso cedono alle loro stesse immagini. M'era venuta così commovente che... Hai pianto? Sì. La morte non è così terribile, ma ha il pensiero di non rivederla mai più. Perché certo io non l'ho. Noi non l'ha. Tu non l'ha. Yeah! Cosa c'è? È una carrozza! Chi è? Laggiù! È il tre! Viene dalla parte nemica! Davide! Sparate! Cappello! Buongiorno! Gran Dio! E voi? Siete servizio del re! Ma del solo re che riconosco. L'amore. Voi qui? Perché? La sedia andava tanto per le lunghe. Perché sei venuta? Te lo dirò poi. Gran Dio, potrò mai io guardarla? Buongiorno. Mi sembrate tutti molto infelici. Via! Qualcuno potrebbe di grazia offrirmi un tamburo? Un tamburo, presto. Va bene, bene. Grazie. Non potete rimanere qui. Ma sì, certo che posso rimanere. Sapete che il re è davvero molto lontano. Cugino adorato. Ma come avete fatto? A trovare l'armata. È stato molto semplice, mio caro. Sono andata avanti finché ho visto il paesaggio saccheggiato. Quanti orrori. Ho dovuto vederli per crederci. È incredibile. Ma da dove diavolo siete passata? Attraverso le linee spagnole. E come avete fatto? Questo deve essere stato difficile. Oh, non tanto. Se qualche hidalgo mi mostrava la sua faccia altera, io mettevo il mio più bel sorriso al finestrino. Sapete, gli spagnoli sono assai galanti. Non vi hanno mai chiesto dove andavate? Oh, sì, molte volte. Allora io rispondevo, vado a trovare il mio amante. E subito anche lo spagnolo più feroce richiudeva la portiera e con un gesto da fare invidia a un re si inchinava dicendomi, passate, signorita! Amante? Oh, sì. Scusa, ho detto amante, scusa. Ma capirete che se avessi detto marito, nessuno mi avrebbe fatta passare. Sì. Bisogna che ve ne andiate via di qui. Io? Sì, subito. Al più presto. Sì. Ma come? Il fatto è che... Entro tre quarti d'ora, un'ora al massimo. Sarebbe meglio se... Voi potreste... Io resto. È mio marito. Posto pericoloso. Pericoloso. Sì, è stato un pensiero delicato del signor Conte de Guiche, che vuole vederci massacrati. Ah, mi volevate vedova?
Ma no, signora, io vi giuro che... Non resterò! Anche perché mi sono messa un cappellino molto intonato alla battaglia. Ma forse sarà il caso che il signor Conte se ne vada. Così potremo cominciare. Ma questo è troppo! Io vado a ispezionare i cannoni e ritorno. Avete ancora tempo per cambiare idea! Resterò! Rimani! Morirò senza rimpianti dopo aver visto un viso come il suo! Ma vorrei avere in pancia almeno una noce! Basta! Confondere il mangiare con una donna così squisita! Forza! Prendiamoci almeno presentato. Un rasoio! Pettine, sapone! L'aria aperta è frizzante. Un rasoio! Mi fa venire un certo appetito. Mi basterebbe avere del patè, un pasticcio semifreddo e del vino. Qualcuno potrebbe di grazia servirmi quanto vi ho chiesto? Quanto ha chiesto? Dove la prendiamo tutta questa roba? Ma nella mia carrozza! Non avete riconosciuto il mio cocchiere? Signori! Proprio! Poveri ragazzi. La buona fata. Gli spagnoli nel veder passare tanta grazia non hanno visto passare tanta grazia di Dio. Cristiano, devo assolutamente parlare. Distratti dalla loro galanteria non hanno visto la nostra galantina. Cristiano, devo parlarti. È Venere ha talmente impegnato i loro sguardi affinché Diana potesse far passare il suo capriolo. Cristiano, io devo parlarti. Due parole. Mettete tutto a terra. Questo è un fagiano tartufato. Non si dirà che andiamo a morire senza aver fatto prima una scorpacciata da porci. Pardon, un gentile banchetto. E tutti i cuscini sono pieni di tante e tante ghiottonerie. Il vino, bottiglie di rubino e bottiglie di topazio. Ogni lanterna è una piccola dispensa. Cristiano, io devo parlarti prima che tu ne parli. Sì, è importante. Il manico della mia frusta è una salsiccia di Arl. Perché sono più buono? Volete ancora del pane? Un coltello. E voi un piatto. Lasciatevi, servo io. Del Borgogna. No. E voi cosa volete? Vino bianco o rosso? Io l'adoro. E voi? Niente. Ma via, almeno un biscottino intinto nel moscato. Dite perché siete lì. Cirano, De Guiche, De Guiche, il conte De Guiche. Via, nascondete tutto. Nascondete. Nascondiamo, forzai. Via, e fate finta di niente. Nascondete tutto. Che buon odore! Che cosa avete? Siete paorazzo! Io niente, è il sangue! Stiamo per batterci, mi pulsa! Che cosa vuol dire? Niente, è una canzone! Siete allegri, ragazzi? L'avvicinarsi del pericolo. Capitano!
Anche voi avete una bella faccia. Siccome mi avanzava un cannone, l'ho fatto mettere là. Potete servirvene. Gentile attenzione. Che delicatezza. Dolce sollecitudine. Ma che, siete tutti matti? Siccome non avete l'abitudine al cannone, dovete fare attenzione al rinculo. Ma insomma, il cannone dei Guasconi non rincula mai. Siete ubriaco? Allegro. Ma di che cosa? Dell'odore di polvere. Signora. Sì? Presto, signora, avete preso una decisione? Rimango. Allora, che mi si dia un moschetto. Resta anch'io! Questo sì che è coraggio vero, signore. Io non lascerò mai una donna in pericolo. Mi pare sia giunto il momento di dargli da mangiare. Dei viveri! Credete che io mi abbassi a mangiare i vostri resti? Fate progressi, signore. Batterò digiuno. Finalmente! È un guascone! Basta ora! In questa parte sono tutti pronti, armati di picche. Voi, preparatevi. È arrivato il momento. Accettate la mia mano? Via. Almeno per passarli in rivista. Cirano, dimmi, presto. Sì, entra. Sì. Cos'è che volevi dirmi? Ecco, nel caso in cui lei ti parlasse delle lettere. So cosa fare. No, tu non devi fare la sciocchezza di meravigliarti. E di chi? Non è difficile dirlo, ma oggi quando l'ho rivista mi è venuto in mente che... Dai, su, sbrigati, parla. Sì. Io... Tu. Le hai scritto più spesso di quanto tu non creda. Come? Diavolo, io... Siccome me ne occupavo io, interpretavo la tua passione e a volte... Le ho scritto senza dirtelo. Ah! Ma è normale che c'è di strano. E le lettere? Come hai fatto a fargliele arrivare, se c'è l'assedio? Beh, prima dell'alba attraversavo le linee nemiche. Ah! E questo sarebbe normale. E quanto le ho scritto? 2, 3, 4 volte a settimana? Di più. Ogni giorno. Ogni giorno? Sì, tutti i giorni. Tutti i giorni? 2 volte. Al giorno. E questo ti inebriava? Tanto n'eri ubriacato da sfidare la morte, io... Zitto! Non davanti a lei. Rosana! Cristiano! Rossana, adesso mi devi assolutamente dire perché sei venuta fino a qui, attraversando così tanti pericoli. Perché? Colpa tua, se hai corso tanti pericoli, sono le tue lettere che mi hanno inebriata. Via, per qualche letterina d'amore. No, no, non lo dire. D'accordo, io ti adoravo già da quella sera che, con una voce che non conoscevo, sotto la mia finestra, la tua anima mi si è rivelata per la prima volta. Ma è proprio per questo. Leggere le tue lettere è stato come risentire la tua voce tenera e avvolgente per un mese intero. Leggevo e rileggevo. Mi scioglievo di un piacere immenso, di una tenerezza infinita. Ero tua. Ogni piccolo foglio è un petalo, sottratto alla tua anima. Ogni parola di fuoco scritta in quelle righe rivela un amore grande e sincero. Sincero. È grande, è questo che si sente, Rosana. Ne sono certa.
sei venuta per questo. Cristiano, signor mio, sono venuta fin qui per chiederti perdono, ora che la morte può essere vicina. Perdono? Sì, perdono. Io ti ho insultato, amandoti solo per la tua bellezza. Rossana. Ora è solo per l'anima tua che t'amo. Oh, Dio. Capisco. Ancora non puoi credere a un amore così. Ma io non lo voglio un amore così. Io voglio essere amato, semplicemente. Per come t'hanno amato le altre finora. Lasciati amare in un modo migliore. Io adoro tutto quello che sei. E se anche tu non fossi bello come sei, ti amerei lo stesso. Anche se tu dovessi di colpo perdere tutta la tua bellezza. Anche brutto? Sì, te lo giuro. Oddio. E non ne sei felice, dimmi. Sì. Cos'hai? Niente. L'amore mio ti tolse quei ragazzi. Va a sorridere un po' anche a loro, che rischiano la vita, va. Cristiano caro, Cirano, cosa c'è? Ancora pallido? Non mi ama più. Ma sei pazzo, che dici? È te che ama. Ma cosa dici? Se non ama altro che la mia anima. E allora? E allora è te che ama. La mia tua volta. Io? Lo so. È vero. Come un pazzo. Ma lei mi amerebbe anche brutto. Te l'ha detto lei? Sì, qui, un momento fa. Ma tu non devi darle credito. Sono cose insensate, cosa vorresti fare? Diventare brutto o dirle tutto? Dirle tutto. No. Sarebbe una tortura inutile per lei, no. E io dovrei spezzare la tua felicità perché non sono brutto. E io dovrei soffocare la tua felicità soltanto perché io sono capace di dire cose... E anche tu senti, no. Dille tutto. No. 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 Non insistere. No, mi fai male a tentarmi, no. Io voglio essere amato per me stesso, niente. Vado a vedere cosa fanno in trincea, capito? Adesso tu le parli e che scelga uno di noi due. Tanto sceglierà te. Lo spero. No, no, Rossana! No, 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 no. Che c'è? No. Cirano, ti devi dire una cosa importante. Importante? È andato via. Forza, portali di là. Certo che... Se lui la prende così. Ma certo voi lo conoscete molto meglio di me. Lui dà importanza a cose da nulla. Ha dubitato forse di quello che gli ho detto. L'ho capito che non ci credeva. Perché forse quello che gli avete detto un momento fa... È vero? Ah, sì. Ah, sì, l'amerei lo stesso, anche se fosse... La parola vi fa esitare per me. Non temete, non me la prendo. Anche se fosse... brutto.
Anche brutta. Spara! Non ha importanza, anche se fosse... orrendo. Orrendo. Deforme. Deforme. Grottesco. Nulla potrebbe renderlo grottesco. E voi lo... amereste? E anche di più, credo. Forse è vero. Forse la felicità è vicina. Rossana? Rossana? Io... Cosa c'è? Giuliano! No! No! Che avete? No! Come? Che c'è? È finita! Mai più potrò dirle nulla, no! Ma cosa è successo? Che mi stavate dicendo prima? Attenti, attenti. Qui, qui. Adagiatelo qui. Adagiatelo qui. Chi è? Chi è? Cristiano! Il primo colpo del nemico l'ha colpito in pieno. Presto, alle armi. Alle armi, venite! Resta che morire adesso, poiché lei, senza saperlo, mi sta piangendo in lui. Stanno arrivando al capo con i vivi. Resistete ancora un poco. Voi avete dimostrato il vostro valore. Fuggite. Salvate lei. E sia. Ma se si guadagna tempo, ce la faremo. Presto. Presto, venite. Presto. Ripieghiamo. Io stesso ho preso dei colpi di partigiano. No, avanti. Non si ripiega. Avanti. Non temete. Ho due morti da vendicare. Cristiano e la mia felicità. Rossana, addio. Thank you.
Santa Maria, madre. Suor Chiara si è guardata due volte allo specchio per vedere come le stava la cuffia. Non è buona cosa. Sorella Marta ha preso una susina dalla torta stamattina. L'ho vista. È una cosa che non si fa, suor Marta. Una susina soltanto. Lo dirò questa sera al signor Cirano. Oh no, mi prenderà in giro. Dirà che le suore sono tutte civette. E golosine. E tanto buone. Madre Margherita del Gesù, è vero che lui viene ogni sabato da 10 anni? E anche di più. Da quando 14 anni fa la signora Rossana prese il lutto e venne a vivere qui, in convento, da allora lui viene ogni sabato sera, come un nero sparviero in mezzo a noi rondinelle. Da allora lui solo sa lenire il suo immutato dolore. Ma è così buffo! Lui ci sa divertire quando viene. A me prende sempre in giro. Io gli voglio bene. Va pazzo per i biscotti di Pandangelo che gli preparo io. Però non è un buon cattolico. Lo convertiremo. Oh, sì, sì, convertiamolo. Figlie mie, ma non lo state a tormentare con questo argomento, altrimenti finirà per non venire più. Ma Dio... State tranquille, Dio lo conosce bene. Ogni sabato quando viene mi dice: sorella mia, anch'ier feci di grasso. E che vuol dire? Che ha fatto bisboccia. Vi ha detto così? La volta scorsa non aveva mangiato da 2 giorni. Oh, madre. È povero. E chi ve l'ha detto? Il signor Lebré. E nessuno lo aiuta. No, s'offenderebbe. Andiamo su. Bisogna rientrare. La signora Rossana con un visitatore. E il duca maresciallo di Grey. Sì, di Ghis. Ma non veniva da un pezzo. Avrà avuto da fare. La corte. I suoi possedimenti. Le cure del mondo. E volete rimanere qui inutilmente bionda, chiusa nel vostro lutto? Per sempre. È sempre fedele? Sempre. Mi avete perdonato? Visto che siamo qui. Ma era davvero un essere così... Bisognava conoscerlo. Eh già, io forse l'ho conosciuto troppo poco. E la sua ultima lettera? La conservate sempre sul vostro cuore. Come un dolce scapolare. Continuate ad amarlo anche dopo la sua morte. A volte... mi sembra che non sia morto del tutto e che il suo cuore sia sempre qui, vicino al mio, vivo. Cirano viene spesso a trovarvi? Ogni sabato. Viene qui puntualissimo, mi prende in giro per questo interminabile ricamo e mi fa la cronaca dei fatti della settimana in versi. Ecco Lebré. Cirano come sta? Male. Come? Esagera. Tutto quello che avevo predetto, l'abbandono, la miseria, la fame, per forza, sono le sue satire che gli procurano nemici di continuo. Attacca i falsi nobili, i falsi devoti, i falsi coraggiosi, i plagiari, come sempre. Ma la sua spada ispira sempre un profondo terrore e non ce la faranno mai con lui. Chissà. Quello che temo non sono i suoi nemici, ma è la solitudine, la miseria, l'inverno che arriva... E ogni giorno che passa deve stringere il cinturone di un buco. Il suo povero naso ha preso i toni gialli del vecchio avorio. Non gli è rimasto che un unico vestito. Un po' se l'è voluto. Non lo commiserate troppo. Signor maresciallo. Ha voluto vivere libero nel pensiero e nell'azione. Signor maresciallo. Sì, lo so, lo so. Io ho tutto, lui non ha niente. Ma a certe volte gli stringerei volentieri la mano. Lebré, una parola. So che nessuno oserebbe attaccare apertamente il vostro amico, ma ieri sera a corte qualcuno mi ha detto che il Cirano potrebbe morire per un incidente. Ah sì? Sì. Che esca poco. Che si guardi le spalle. Sta per venire qui.
Lo avvertirò. Addio. Vi accompagno. Sapete? Qualche volta provo quasi dell'invidia per Cyrano. Quando si è avuto troppo dalla vita, anche se non si è mai fatto niente di veramente male, si hanno su di sé mille piccole nausee che tutte insieme non procurano un vero rimorso, ma un malessere oscuro. I mantelli ducali con la loro pompa, mentre si salgono le scale della grandezza, trascinano con sé illusioni cadute e rimpianti, come fa il vostro vestito di lutto con le foglie morte. Voi malinconico. Beh, sì. Signora? Che c'è? Ragnò vuol vedervi. Fatelo passare. Viene a lamentarsi delle sue sventure. Qualche tempo fa si è messo in mente di diventare autore. Poi a poco è diventato prima cantore. Poi bagnino. Attore. Bidello. Parrucchiere. Maestro di fiorba. Oggi chissà cosa sarà diventato. Venite, passiamo di là. Signora, signora, ascoltatemi. Sì, raccontate alle Bre le vostre disgrazie. Ma signora, io sono venuto qui per... Torno subito. Allora lo dico a voi, visto che voi siete qui. Anzi, forse è meglio che la signora Rossana non sappia niente. Io poco fa andavo a trovare Cyrano, il nostro amico. E da lontano, visto che usciva di casa, poi ho visto che girava all'angolo della strada, allora mi sono affrettato per raggiungerlo. E ho visto che da una finestra sotto la quale lui stava passando cadeva un grosso pezzo di legno che l'ha colpito proprio in testa. Che Cyrano. Arrivo e vedo... Oddio. Il nostro amico, il nostro poeta, steso lì per terra, con la testa piena di sangue. È morto. No, no. E io subito l'ho accompagnato a casa sua, nella sua camera. La sua camera. Bisogna vedere dove vive e come si è ridotto. Soffre molto. Ha perso conoscenza, signore. Ah, ci vuole un medico. Ne è venuto uno, perché l'ho chiamato io. Per carità. Povero Cyrano. Aspettiamo a dirlo a Rossana. E il dottore cosa ha detto? Non lo so. Non lo so, ha parlato di febbre, ha parlato di meninge. Ma se voi vedeste come si è ridotto, con la testa piena di fasce, di bende. Oddio mio. Non c'è nessuno al suo capezzale. Dobbiamo correre subito da lui. Se si alza, muore. Andiamo, andiamo. Signor Lebré! Il signor Lebré che se ne va senza salutare. Ragnò gliene avrà raccontato un'altra delle sue. Com'è bello quest'ultimo giorno di settembre. Signora, la sedia per il signor Cyrano. Mettetela lì al solito posto. È la migliore di tutto il parlatorio. Grazie, sorella. Sta per arrivare. Suona l'ora. I gomitoli. Strano. L'ora è suonata. Sarebbe la prima volta che ritarda. Forse la suora portinaia lo sta esortando a fare un po' di penitenza. Poverina, lo esorta. Ah, ma non può tardare. D'altra parte, niente potrebbe impedirgli di venire. Il signor di Bergerac. Che dicevo? Da 14 anni che venite in ritardo per la prima volta. Avete ragione, diavolo, ma
È successo che... Che cosa? Ho avuto una visita che non aspettavo per oggi. Forse qualche importuno? Direi meglio una importuna. Siete riuscito a liberarvene? Sì. Scusate, ho detto, ma oggi è sabato, giornata nella quale ho preso l'impegno di recarmi in certo luogo, e niente finora è mai riuscito a impedirmi di andarvi. Ho detto, ripassate fra un'ora. Bene, quella persona avrà la cortesia di aspettare. Questa volta non vi lascio andare via prima di sera. Forse bisognerà che io parta prima. Non tormentate la vostra suor Marta. Suor Marta, accostatevi. Bell'occhio sempre basso. Ma... Tacete. Non è nulla. Anch'ier feci di grasso. Già, è pallidissimo. Mi farete il piacere di venire più tardi in refettorio a bere un po' di brodo? Sì, ci verrete. Ci verrò. Oggi siete più docile. Vuol convertirvi? Per carità. Suor Marta crede di sognare. E poi perché per carità? Già, suor Marta, voi che parlate sempre di fede, non mi avete mai fatto una predica. Questo mi ha sempre stupito molto. Però oggi voglio stupirvi anch'io. Vi do il permesso di pregare per me nella cappella stasera. Suor Marta continua a sognare. Vi confesso che io non ho mai atteso questo vostro permesso. Il diavolo mi porti se ti vedrò finire, ricamo interminabile. Che c'è di nuovo nel mondo? Pronti? Sentiamo. Sabato scorso il re, che mangiò troppe volte mosto cotto di cetta, fu colto dalla febbre. Due colpi di lancetta punirono il suo male per lesa maestà. Ma il polso augusto or batte con regolarità. Al gran ballo di corte di domenica sera bruciar 73 candelabri di cera. Giovanni d'Austria, dicono, fu da noi sbaragliato, quattro stregoni impesi, e fu somministrato al cane di Madama d'Avis qualche clistere. Signor di Bergerac, vi prego di tacere. Lunedì l'Igdamire mutò d'amante. Ah, sì? Passa a Fontainebleau la corte martedì. Mercoledì la bella Mongla disse di no al Fieschi. Giovedì la Mancini regnò. O quasi. Il giorno dopo fu corretto il rifiuto della Mongla. E sabato 26. Cirano! Cirano, che avete Cirano? No, non è niente. Che avete? Sono le vecchie ferite che col tempo... Povero amico. No, passerà. È passato, ecco. Perfettamente. Ciascuno di noi ha la sua ferita. Anch'io la mia. Qui, sotto la sua lettera ingiallita, dove si vede ancora il sangue unito al pianto. La sua lettera. Ma avevate promesso che un giorno avrei potuto leggerla. Voi? Posso. Oggi vorreste? Oggi sì.
Rossana, addio. La morte è imminente. Sarà? Perché leggete forte? Credo per questa sera, o mio ben prediletto. Greve ho l'anima ancora di un amor non mai detto, e muoio. E mai più queste pupille inebriate, queste pupille che... Come la recitate la sua lettera? Che maggior piacere non sanno. I vostri gesti a volo mai più non baceranno. Or io rivedo il piccolo gesto familiare della man sulla fronte. Vi vorrei gridare. Ma come la leggete? E vi grido. Addio. La leggete? Mia cara. Mio tesoro. Con una voce. Cuor mio. Con un accento, ma che non per la prima volta stasera io sento. L'anima mia giammai non vi lasciò un secondo. Ed io sono e sarò anche nell'altro mondo, colui che sopra tutti vi amò oltre misura, colui. Ma come potete leggere con questo buio? Avete tenuto questo segreto. Venivate qui a scherzare con me. Oh, Rossana. Eravate voi. No, Rossana. Come ho fatto a non accorgermi il modo in cui pronunciavate il mio nome? No, non ero io. Sì, voi. No, vi giuro di no, Rossana. Adesso capisco tutto. E le lettere? No. Voi? No. Quelle parole, quelle immagini così care, vostre. No. E la voce di quella notte, voi eravate. No, non ero io. Vostro il cuore. No, non ero io. Voi mi amavate, voi. No, l'altro, non io. Voi mi amavate. No. No. Il tono è già mutato. No, mio caro amore. Io non ti ho mai amato. Quante cose morte e nate in un minuto. Ma perché mai 14 anni avete taciuto se in questo foglio e non era per nulla questo pianto è vostro? Ma il sangue è suo. E allora perché oggi spezzare questo lungo silenzio così sublime? Perché? Lo sapevo, eccolo qua, che follia! Siete voi l'ebreo? Alzandosi dal letto, si è ucciso. Quel suo svenimento di prima, quel suo malore! Ah già, io non avevo ancora finito il mio giornale. E sabato 26, d'un colpo inopinato, il Sir di Bergerac è morto. Assassinato. Ma Cyrano, che t'ho fatto, perché? Cader la punta al petto per un colpo di spada da un pari eroe ferito. Questo io dicevo. Il mio destino mi ha schernito e mi uccide alle spalle in un tranello indegno.
per opera d'un servo, un gran tronco di legno. Benissimo, avrò tutto mancato, anche la morte. Signore! Ragno, non pianger così forte. Qual è ora, mio buon collega, il tuo mestiere? Smoccolo le candele al teatro Molière. Molière? Sì, certo, sì. Mestiere Molière. Però adesso sono indignato. Mi licenzio perché ieri sera mi sono accorto che durante lo scapino vi hanno rubato una scena intera. Ladri, una scena intera? Sì. Quale? Quella che inizia con... Ehi voi laggiù, che fate laggiù? Il glorioso Molière ti ha plagiato. Funzionava la scena. Ridevano. Ridevano tutti come pazzi, signore. Questo è il destino mio. Far da suggeritore e rimanere nell'ombra. Ricordate la sera in cui Cristiano mi parlò d'amore sotto il balcone? Tutta in quella sera la mia vita. E intanto che in fondo io son restato, altri a cogliere il bacio della gloria. Montato. È giusto. Molière era genio e Cristiano era bello. Sorella, qua sorella! No, non andate, non andate. Non mi ritrovereste al vostro ritorno perché ormai ci siamo. Io vi amo. Vivete. Solo nella favola si dice che alle parole ti amo il principe riacquistò la sua bellezza. Ma per me... Io vi resi felice. Io. Voi, mia cara amica, faceste passare nella mia vita il fruscio di una veste. Oh, guarda, l'altra amica tua, la luna, ti reca il suo saluto. Vedo. Un essere solo amavo e l'ho perduto due volte. Io monterò sull'opalina luna le breve, senza il sostegno di macchina veruna. Torno! Sarebbe troppo stupido, troppo ingiusto. Tale poeta, un cuore così grande, così... morire, così... Astronomo, filosofo eccellente, musico, spadaccino, rimatore, del cielo viaggiatore, gran maestro di trick-track, amante, non per sé, molto eloquente, qui riposa Cirano, Ercole Savignano, signor di Bergerac, che in vita sua fu tutto e non fu niente. Io me ne vo, scusate. Non può essa aspettarmi? Il raggio della luna, ecco, viene a chiamarmi. Io non voglio che voi piangiate più per me che per il vostro bel Cristiano. Io voglio che quando le mie vertebre saranno domate dal gran gelo, il lutto che voi portate per lui sia anche un po' per me. Io ti giuro che... Ecco. Ma non qui seduto. Non sono ancora vinto. Ni un mi regga. L'albero basterà. E lei che viene. Ho già di marmo i piedi. Son di piombo le mani. Ma poiché è per la strada, voglio aspettarla in piedi. E con in mano la spada! Cirano! Io, Cirano! E lei? Mi pare che la camusa ardisca il mio naso. Guardare! Che dite? È vana sola resistenza adesso, ma non si pugna nella speranza del successo! Ah! È più bello battersi quando è in vano. Fosco drappello è lì. Son più di mille. Ah sì, vi riconosco. Vecchie,
I nemici miei siete tutti colà. La menzogna, ecco, prendi! Ecco! Ecco la viltà! Ed ecco i compromessi e i pregiudizi che io venga a patti mai! Ed eccoti anche te, stoltezza! Io lo so che al fine sarò da voi disfatto, ma non conta! Io mi batto, mi batto! Voi mi strappate tutto, il lauro e la rosa. Strappate pur, ma vostro malgrado, c'è una cosa che toccar voi non potrete, impressa sulla luna, da qua giù la vedrete, ed io la offro senza piega né macchia a Dio, vostro malgrado. Ed è